Noi stiamo facendo un'opera che non è stata ancora fatta in politica, una cosa molto importante. Stiamo riportando la trasparenza sui conti del bilancio regionale. Lì ci sono i nostri soldi pubblici, i soldi che servono per essere investiti nei servizi. L'anno scorso siamo riusciti a recuperare 4 milioni che servono alla regione per il dissesto idrogeologico e sappiamo ad Arenzano le problematiche legate ai problemi franosi. Adesso stiamo operando sul fronte sanitario, ci sono problematiche davvero incredibili, abbiamo dovuto fare ricorso al TAR per ottenere dei dati di bilancio che non volevano darci da parte di enti privati, ospedali privati, però finanziati con soldi pubblici. Però attenzione, perché ci manca un anello di congiunzione per poter essere ancora più efficaci e per poter ottenere risultati direttamente sul nostro territorio e sulla cittadinanza. Noi abbiamo bisogno di sindaci 5 stelle in Liguria. Solo i nostri sindaci potranno andare direttamente, coloro che hanno un contatto diretto con il territorio, andare al Ministero con i dati alla mano che noi gli forniamo su questi bilanci e chiedere i servizi che spettano di diritto alla cittadinanza. Voglio dare la parola a Sabrina Traverso, una persona meravigliosa, straordinaria, che conosco da anni e che da anni si spende sempre per il Movimento 5 Stelle. Sabrina. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qua, tutti numerosi, sono felicissima, non vi nascondo anche una certa emozione perché è la prima volta che io mi trovo in pubblico con un microfono in mano, però il Movimento 5 Stelle in un certo senso fa miracoli, fa muovere le persone e fa superare ogni ostacolo. È anche la prima volta che abbiamo un vicepresidente della Camera che viene a sostenere una lista del Movimento 5 Stelle qua da Arenzano, ma soprattutto è la prima volta che il Movimento 5 Stelle, e per noi questo è grande motivo di orgoglio, si presenta alle elezioni amministrative del 2017. Quindi per noi è un grande appunto motivo d'orgoglio poter fornire la possibilità alla cittadinanza che è stufa della partitocrazia e della politica di rappresentanza, offrire la possibilità di votare se stessi, cioè altri cittadini che come voi si sono impegnati e che sono presenti sul territorio non da un mese, non da due settimane, che non hanno fatto una lista andando a chiedere alle persone se volevano mettersi in lista per partecipare alle elezioni senza neanche conoscersi e senza mai aver lavorato insieme. E con alcuni di loro sono già 4 anni che siamo presenti sul territorio, che ci documentiamo, che frequentiamo i consigli comunali, che consultiamo l'albo pretorio, le ordinanze e tutti gli atti amministrativi per capire come funziona l'amministrazione comunale e cosa hanno fatto in passato le amministrazioni comunali, perché noi vorremmo fare sicuramente meglio. E il titolo della nostra campagna elettorale, l'hashtag o lo slogan, chiamatelo come volete, è amministrare insieme a Arenzano. Cosa significa amministrare insieme a Arenzano? Significa che noi vogliamo amministrare insieme a voi e crediamo che la priorità sia interpellare sempre, soprattutto quando si tratta di soldi pubblici, cioè di soldi vostri, interpellare prima il cittadino per sapere come vuole che un'amministrazione, perché voi siete i nostri datori di lavoro, quindi come vuole che l'amministrazione si muova e come vuole che investa i vostri soldi, perché sono i vostri soldi. Sicuramente Arenzano è un comune che non ha un bilancio disastrato, anzi è un comune decisamente tra i più ricchi. E ha un introito, abbiamo scaricato alcuni dati, ha un introito di entrate tributarie di 15.365.000 euro, che su 8.630 contribuenti più o meno si traduce in 2.000 euro contribuente. Ecco, noi vogliamo che questi soldi, che sono i vostri soldi che voi pagate, vengano restituiti in servizi e non sprecati e non spesi magari in grandi opere, spesso inutili e spesso lasciate neanche terminate, incompiute.
Quindi, perché non chiediamo prima la cittadinanza? Abbiamo degli strumenti di democrazia diretta eccezionali. Uno è il referendum comunale, che noi vorremmo inserire. L'altro è il bilancio partecipativo, che già altri comuni del 5 Stelle, prendo ad esempio Mira, che è un... è stata amministrata per 5 anni da uno dei più giovani sindaci del Movimento 5 Stelle in provincia di Venezia, e ha 3 volte tanto i nostri abitanti, e ha adottato questo bilancio partecipato, cioè il bilancio preventivo, una parte del bilancio preventivo viene deciso insieme alla cittadinanza attraverso diversi incontri. Quindi magari si scopre, chiedendo a voi, che le vostre priorità sono diverse da quelle delle giunte. Magari si scopre che avete più bisogno della manutenzione ordinaria, di non avere panchine rotte o ringhiere rotte, o la manutenzione del verde abbandonata a se stessa, oppure dei giochi per i bambini che non ci sono, che mancano, o una raccolta di rifiuti efficiente, le strade pulite, la pulizia, cioè il minimo indispensabile, un'illuminazione pubblica che funzioni e una città sicura, sia a livello di sicurezza reale che di sicurezza percepita. Questo si deve appunto rilevare chiedendo prima alla cittadinanza. Un'altra cosa che vi voglio dire è che abbiamo tantissimo margine di miglioramento. Possiamo valorizzare tantissimo il turismo, perché facendo stare bene i propri abitanti, di conseguenza viene da sé che il turista stia bene in una città. La città deve essere, tanto bisogna avere una visione di città, perché se le visioni sono miopi e sono fine all'oggi, non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo una visione futura, ci chiediamo cosa vogliamo che diventi Arenzano tra 5, 10, 15 e anche 20 anni, anche per i nostri figli. E adesso si parla tanto di parcheggi, mancano i parcheggi, siamo d'accordo che manchino i parcheggi, però il futuro delle città sono città con centri storici pieni di macchine intasate che si fermano in coda, quindi piene di smog. Chi viene da Genova e viene a abitare qua, certo viene perché vuol trovare pace, vuol trovare dei luoghi, degli spazi aperti, intelligenti, ben sfruttati, fruibili da tutti per ogni fascia di età. Sicuramente non viene per farsi delle code e intasarsi in macchina nel centro storico. Quindi il futuro è una mobilità sostenibile. Noi abbiamo un grande sogno, che è quello, e ve lo anticipo qua in anteprima, che sarà tutto ovviamente da valutare e soprattutto da chiedere alla cittadinanza, ma il nostro grande sogno è dare ad Arenzano un trasporto pubblico, possibilmente elettrico, comunale. E Arenzano è fatta da un centro che è in basso. Arenzano è fatta da un centro che, diciamo, rimane sul piano mare, però è fatta anche da tantissimi altri quartieri che spesso vengono completamente dimenticati. Quindi fanno parte di tutto l'anello superiore. Per spostarsi, chi da Terralba, da Terra Rossa, dalla Pineta, dalla Colletta, deve venire da Cantarena, deve venire giù, a volte rinuncia perché non sa dove mettersi la macchina, perché si imbottiglia nel traffico. Io penso al giorno il venerdì, che è il giorno del mercato, e immagino quante persone sarebbero contente di avere il loro pulmino elettrico, che magari passa ogni mezz'ora, le porta giù a fare la spesa e poi le riporta su. Questo congloberebbe anche il trasporto pubblico il trasporto pubblico scolastico. Stavo dicendo che abbiamo 5-6 pulmini, diciamo, non proprio di recente tecnologia, e quindi si risparmierebbe anche su quelli, e si offrirebbe un servizio alla cittadinanza che disincentiverebbe veramente l'utilizzo dell'auto. Quindi vogliamo anche investire sulla cultura. La cultura è, pensiamo che sia quel comparto che non muore mai. La cultura si trascina dietro occupazione e si trascina dietro turismo. Questa cittadina, a nostro avviso, manca di stimoli culturali, manca di una cultura di spettacoli che si possono poi comunque targetizzare, quindi rivolgere a tutti i tipi, a tutte le fasce d'età.
E manca anche a livello di promozione turistica, manca completamente, abbiamo un ampio margine su cui lavorare. Diciamo che le basi sono ottime, perché Renzano ha delle basi ottime, però c'è tanto 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 da lavorare e vogliamo farlo insieme a voi. E io adesso vi ringrazio e vi voglio solo ricordare che dopo, finito Luigi Di Maio, facciamo un aperitivo di finanziamento. Come sapete, noi non percepiamo un euro di finanziamento pubblico, quindi tutto ciò che diciamo ci serve per fare questa campagna elettorale, che è abbastanza comunque contenuta, cerchiamo di risparmiare già da genovesi il più possibile, da liguri diciamo, però vi chiediamo, se ne avete piacere ovviamente, di fermarvi poi con noi. C'è questo aperitivo che costa 8 euro, 6 euro li abbiamo spesi per cibo e vino e 2 euro resteranno a noi per ogni persona. Grazie mille, ora passo la parola a Luigi, che ringrazio infinitamente. Grazie Sabrina. Il mio grazie va a lei, a tutti quelli che hanno deciso di metterci la faccia in questa lista e a tutte le persone ovviamente che sono qui. Come vedete, c'è un programma chiaro, ci sono le competenze per poterlo affrontare e l'appello ovviamente va a tutte le energie di questo comune, tutte le competenze, tutte le persone che vogliono darci una mano, perché realizzare un programma elettorale e metterlo in pratica il giorno dopo le elezioni ha bisogno non solo di una amministrazione competente e libera per realizzarlo, ma anche di tutti coloro che vorranno portare al nostro sindaco, alla nostra giunta, alla nostra maggioranza le proprie idee, le proprie competenze e la propria storia professionale, al di là di appartenenze politiche. Vedete, quando vince il Movimento 5 Stelle, il nostro primo obiettivo, e questo varrà anche per il governo del paese, il nostro primo obiettivo sarà di andare a parlare con quelli che non ci hanno votato, perché chi in questi anni si è illuso di poter governare un comune o un paese avendo il 30%, del 20% di quelli che andavano a votare, alla fine si è ritrovato tutto il paese contro e molti anche dei propri elettori delusi. Il vero e la vera grande sfida è coinvolgere tutti, e si possono coinvolgere tutti, non perché dobbiamo pensarla al 100% tutti quanti in maniera uguale. Noi non dobbiamo avere lo stesso pensiero, non dobbiamo uniformarci in quello che crediamo, però dobbiamo poter dire la nostra, al di là che vinca o meno il nostro candidato. Ed è per questo che noi parliamo tanto di democrazia diretta, perché guardate, io diciamo, prima di entrare in questo movimento ho votato pochissimo, perché a 20 anni ho conosciuto il Movimento 5 Stelle, ma io ricordo tanti miei amici, magari un po' più grandi, che avevano votato i loro candidati nel loro comune, nella loro regione, però non venivano eletti e per questo venivano tagliati fuori poi da tutte le scelte che riguardavano l'amministrazione pubblica per 5 anni. Noi non vogliamo essere quelli lì. Quando lei parla di bilancio partecipato, quando Sabrina parla di possibilità di partecipare alla vita pubblica del comune, significa che chi voterà alle prossime elezioni altri candidati, e ci auguriamo che gli altri candidati perdano e quindi che Sabrina possa diventare sindaco, non sarà tagliato fuori, avrà degli strumenti di diritto per poter interagire col sindaco, per poter trovare le porte aperte del comune e portare un'idea in comune. Non ve lo stanno dicendo, ma in tutti i comuni dove noi governiamo, ne governiamo 37, abbiamo avviato strumenti di democrazia diretta che per esempio permettono ad un cittadino di fare una domanda in consiglio comunale al sindaco e il sindaco gli deve rispondere, ovviamente su una materia di competenza della città, non è che gli può andare a chiedere il posto di lavoro per intenderci, ma può farlo come lo fa un consigliere comunale. Così cerchiamo anche di ridurre quest'aurea che gira intorno ai politici locali, per i quali ogni volta che dobbiamo ottenere un diritto dobbiamo andare a pregare qualcuno. A volte anche culturalmente l'abbiamo creata noi questa fama dell'onorevole o del consigliere regionale o del sindaco. Noi dovremmo esigere strumenti che ci permettano anche di bypassare gli amministratori di un comune e poter per esempio manifestare il nostro dissenso al sindaco, che sia del Movimento 5 Stelle ossia di un'altra forza politica,
perché magari sotto casa nostra le strade sono fatiscenti o perché magari ci sono dei problemi legati agli esercizi commerciali e non vengono affrontati. La pressione politica sta cambiando. I cittadini non vogliono solo votare sul chi, vogliono votare anche sul cosa, sui temi, vogliono cercare di cambiare il proprio paese affrontando temi concreti, non solo il politico che si candida. E il referendum di dicembre, quello sulla riforma costituzionale, ha dimostrato che quando le persone sono chiamate a votare su un tema e non solo sulle persone, le persone vanno a votare. Un referendum senza quorum, un referendum su cui c'era stata una campagna mediatica scandalosa a favore del sì, ha visto vincere il 60% dei no contro il sì, contro il partito di governo e contro tutto un establishment che lo spingeva. Allora, quando noi parliamo di democrazia diretta, non siamo i fricchettoni della democrazia diretta, noi stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo parlando di responsabilità di governo. Quando si governa ti devi preoccupare di chi non ti ha votato, perché quelle persone magari hanno scelto un'altra idea politica, ma non per questo sono colpevoli e non per questo vanno tagliate fuori dalle scelte pubbliche del paese. Qualcuno dice ultimamente: il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del paese, potrebbe vincere le elezioni al governo, questo ci deve preoccupare? È una domanda che si fanno in tanti, non tutti, anzi, ma specificamente alcune persone di questo paese, alcuni ambienti che si dicono: ma ci dobbiamo preoccupare che vinca il Movimento 5 Stelle? Dobbiamo temere il Movimento 5 Stelle? Io rispondo sempre in un modo: dovete temerlo se siete in malafede o avete qualcosa da nascondere. Se siete persone oneste non avete niente da temere in questo paese, niente da temere. Ovviamente chi se lo chiede probabilmente qualcosa ce l'ha. E poi c'è tutta un'altra parte invece di paese che non ci conosce. Noi perché siamo nelle piazze, cerchiamo di raccontarvi il più possibile cose che abbiamo detto e ridetto ovunque in questi anni? Perché io credo che conoscendoci, anche senza il filtro dei media, sia tutto più bello e tutto più semplice. Conoscendoci abbiamo più possibilità anche di guardarci negli occhi e capire se questi sono candidati pericolosi per lo Stato italiano o sono cittadini che ad un certo punto hanno compreso, parlo del mio caso, che destra e sinistra non esistevano più. Perché guardate, mio padre era di destra, era un imprenditore e la destra gli ha fatto Equitalia. Mia madre veniva da una famiglia di sinistra, perché mio nonno era un operaio e la sinistra ha abolito l'articolo 18 in questo paese. C'è qualcosa che non va più nel meccanismo destra e sinistra. Perché chi stava con le imprese le ha massacrate, chi stava con i lavoratori li ha licenziati. E non è una questione di ideologie che non esistono più. Secondo me esistono ancora i valori della destra e della sinistra storica di questo paese, di quelle che hanno incarnato personaggi del nostro paese. Il problema è che noi magari ce li portiamo ancora dentro di noi, quei valori. Loro non li conoscono neanche più, dicono di rappresentarli, ma non li rappresentano più nei fatti. E io su questo mi vorrei soffermare. Vedete, a queste elezioni comunali io non conosco gli altri candidati, ma sono sicuro che i programmi saranno tutti bellissimi. Non c'è un programma che dopo averlo letto dite: no, io questo non lo voterò mai. E magari alcuni di voi conoscono personalmente gli altri candidati e dicono: vabbè, ma quella è una brava persona, quello parla bene, quello è un professionista affermato, quell'altro c'ha l'esperienza politica, ci ha governato per 20 anni. Allora non è una questione né di persone nel senso che sappiano parlare o che siano brave o cattive persone, e non è una questione di programmi, scusate se ve lo dico. Qui è solo una questione di libertà, e vi spiego che cosa intendo. Lei deve avere la libertà, se dovesse diventare sindaco, di entrare nel comune, aprire i bilanci, vedere quei 15 milioni di euro che entrano di entrate nel bilancio, dove stiano andando, e tagliare quello che non serve e metterlo in abbassamento di tasse comunali e miglioramento dei servizi. Ma se noi non avessimo la libertà di fare questo, come capita a tanti altri in questi anni, il nostro programma non varrebbe nulla. In questi anni io ho visto tanti candidati dire cose bellissime in campagna elettorale, ma avevano un problema: che i voti glieli portavano sempre gli stessi prenditori del territorio, non imprenditori, e che i finanziamenti alla campagna elettorale venivano sempre dagli stessi ambienti. Che cosa succedeva? Che vincevano le elezioni, ma il giorno dopo non potevano realizzare il programma perché quei signori andavano a battere cassa,
chiedevano opere inutili, chiedevano appalti senza gara, che sono le nuove tangenti legalizzate. Gli appalti senza gara, quelli dati in somma urgenza, sotto soglia, sono le nuove tangenti legalizzate. Hanno cambiato il codice degli appalti 30 volte, hanno distrutto gli imprenditori onesti, ma hanno continuato ad alimentare questi meccanismi comunali. E alla fine che cosa succedeva? L'abbiamo visto a livello nazionale, a livello comunale, a livello regionale. La libertà per cambiare veramente le cose non l'avevano. E siccome non l'avevano, noi abbiamo passato 5 anni a sperare che quel candidato eletto realizzasse il programma. E intanto ci stava solo dicendo che lo avrebbe fatto, ma sapeva in cuor suo che i suoi finanziatori e i suoi portatori di pacchetti di voti non glielo avrebbero mai permesso. Ed è questo che poi ci ha allontanato dalla politica. Noi credevamo in buona fede alle loro parole e ai loro programmi, ma dovevamo farci una domanda a monte: chi ti sta portando i voti e chi ti sta finanziando? Io ti dirò per chi governerai dopo aver vinto le elezioni. Questa domanda ce la siamo fatta troppo poco in questi anni, ed è stato il grande problema dell'Italia. Oggi, se noi vogliamo avere un'opportunità, sia a livello comunale che a livello nazionale, dobbiamo prima di tutto chiederci come funzionano le forze politiche. Da noi, e lo potete verificare, funziona in due modi. I finanziamenti li darete anche voi attraverso un aperitivo, ma non avremo tracciabilità dei vostri 8 euro che ci darete oggi. Noi non sapremo chi è venuto a darci gli 8 euro e soprattutto se qualcuno di quelli che paga l'aperitivo oggi pensa di poter venire a chiedere un favore dopo, se lo risparmi, perché da questo punto di vista non c'è trippa per gatti. Noi vogliamo soltanto realizzare il programma elettorale con competenze e libertà. Questa cosa ovviamente funziona anche a livello nazionale. Tutto quello che abbiamo creato in questi anni, pensate anche alla campagna elettorale del 2013, quella delle politiche, come quella del 2014 delle europee, è stata interamente finanziata con piccole donazioni vostre che in questi anni ci avete sempre sostenuto, e abbiamo messo insieme cifre notevoli, a volte 700.000 euro, 600.000 euro. Non ci servivano tutti questi soldi. Per esempio, nella campagna delle politiche del 2013 avanzarono 400.000 euro dei 700.000 che donaste tutti quanti insieme. Dove sono? Andate in provincia di Modena, nei comuni terremotati dell'Emilia Romagna, e troverete una palestra costruita con quei soldi che ci avanzarono nel 2013. E in questi anni abbiamo sempre cercato di portare avanti questo modo di fare. Quando servono soldi ad una forza politica, devi avere la gente che ci crede. Perché se non hai la gente che ci crede, non ne vale la pena neanche andare avanti. I partiti in questi anni invece hanno incassato milioni di euro di rimborsi elettorali, miliardi di euro di rimborsi elettorali, e contemporaneamente prendevano anche milioni di euro dalle grandi lobby economiche di questo paese. E che cosa non c'era? Non c'era la gente che ci credeva. I finanziamenti delle persone diminuivano sempre di più. Ma perché diminuivano? Non solo per un calo di consensi. Diminuivano perché, se io sono un elettore del Partito Democratico del 2013 e voglio donare 100 euro al mio partito perché ci credo, e vedo che i Riva dell'Ilva di Taranto donano 100.000 euro al mio candidato, io sarò sempre un azionista di minoranza del mio partito, non conterò mai nulla. E infatti non è un caso che in questi anni si siano fatti 9 decreti salva Ilva di Taranto, mettendoci miliardi di euro, e neanche un decreto salva cittadini di Taranto che continuano a morire di tumore, perché quelli non contavano nulla. Ovviamente parlo dell'Ilva di Taranto, ma potremmo parlare della Tirreno Power con De Benedetti, che è la tessera numero uno del Partito Democratico. Mentre venivo qui insieme a Sergio Battelli e Simone Valente, che sono nostri due deputati, vostri due deputati, con cui lavoriamo spesso insieme e che ringrazio, mi hanno raccontato la storia della Bombardier. Mi hanno raccontato del fatto che voi avete un polo tecnologico qui vicino che proprio sulla mobilità elettrica potrebbe dare molto a questo territorio, ma alla fine la stanno mettendo in condizione anche di andarsene. Come abbiamo delle eccellenze tecnologiche a Genova sulla robotica, che non abbiamo nulla, su cui non abbiamo nulla da invidiare alla Silicon Valley. Non bisogna andare negli Stati Uniti per vedere nuove tecnologie, bisogna andare a Genova a vedere la robotica, che cosa sta facendo e che cosa farà nel mondo grazie ai nostri ricercatori e ai nostri scienziati. Abbiamo delle risorse incredibili e io per questo sono ottimista. Quando faccio i conti sul bilancio dello Stato e penso a noi, al governo, vedo dei guai incredibili, dei problemi allucinanti. Sarà difficile, dovremo metterci a lavorare notte e giorno per rimettere a posto questo paese, ma nei grandi problemi di questo paese ci sono le nostre più grandi opportunità.
Io ho attraversato il vostro corso, voi siete una bomboniera dal punto di vista dell'attrazione turistica, delle possibilità di attrazione turistica, e ho visto che avete tanti commercianti. Come si fa ad aiutare dallo Stato centrale le piccole e medie imprese che sono il 95% del nostro tessuto produttivo italiano? Si fa combattendo la corruzione, non è che sto dando dei corrotti ai commercianti, per carità, sto dicendo un'altra cosa. In Italia la corruzione è uno dei primi mali, ci costa 60 miliardi di euro di PIL all'anno, significa che se iniziamo ad estirparla possiamo recuperare almeno 10 miliardi di euro ogni anno. Pensate che quando pagavate la TASI vi costava 4 miliardi di euro all'anno, qui stiamo parlando già di 10 miliardi di euro. Abbiamo 300 miliardi di euro di economia sommersa, il nostro PIL è su per giù 1700 miliardi, altri 300 miliardi sono di economia sommersa, lavoro nero e tutto quello che ne viene fuori. Con una seria, l'evasione, con una seria lotta a questi fenomeni, che sembrano i grandi mali del nostro paese, e lo sono, possiamo recuperare miliardi e miliardi di euro e fare un patto con le piccole e medie imprese italiane. Creiamo un fondo dello Stato in cui tutti i soldi che recuperiamo dall'economia sommersa e dalla corruzione li mettiamo in un fondo che possa abbassare le tasse ai nostri piccoli e medi imprenditori, che non sono quel 5% di imprese italiane per cui si fanno sempre le leggi in questo paese, sono l'altro 95%, quello di gente e di persone che hanno al massimo 10 dipendenti, in cui si paga prima lo stipendio ai dipendenti e poi a se stessi, in cui il sindacato neanche esiste perché esiste un lavoro di squadra in una piccola impresa italiana, in cui principalmente lo Stato è socio quando le cose vanno bene e ti abbandona quando le cose vanno male e ti manda Equitalia e l'Agenzia delle Entrate, due cose che dobbiamo riformare. L'abolizione di Equitalia ce l'hanno anche spacciata per fatta dopo, prima dell'ultimo referendum, ma Equitalia è ancora lì. E il nostro grande problema è che in questo paese non è che non si debbano pagare le tasse, ma devi essere messo in condizione di pagare le tasse, non devi essere continuamente vessato con agi e more allucinanti per le quali poi alla fine o chiudi o ti suicidi, perché questo è successo al nostro tessuto economico. Equitalia ha utilizzato dei criteri per la riscossione fiscale che non erano dei criteri equi, non c'era niente di equo. E quindi non c'era neanche niente di Italia in Equitalia. Se noi veramente vogliamo aiutare le imprese, dobbiamo lavorare sui fenomeni dell'economia sommersa e della corruzione per drenare risorse, grande opportunità, e allo stesso tempo eliminare un sistema che è veramente perverso di riscossione delle tasse. I nostri sindaci hanno provato quasi tutti a cacciare Equitalia dai loro comuni, in molti comuni dei 37 che governiamo Equitalia non c'è più. Che cosa è cambiato? Non è cambiato che non si pagano più le tasse, chi non paga le tasse deve essere invogliato a pagare le tasse, ma io ti devo mettere in condizione, se tu mi devi 100 euro perché non hai pagato la tassa sulla tenda e dopo due anni mi arriva una cartella esattoriale da 4.000 o 5.000 euro, io non potevo pagare 100 euro, non ti pago i 5.000, l'unica cosa che otterrai come Stato è farmi chiudere e magari creare seri problemi alla famiglia. Facciamo un'altra cosa, io ti metto piccoli interessi, ma ti faccio un piano di dilazione a lungo raggio in modo tale che tu possa pagarle un po' alla volta. Se sei una persona seria ti aiuto, poi se ne approfitti, allora poi l'atteggiamento dello Stato deve cambiare, ma ci dobbiamo dare un'opportunità come esseri umani e rimettere al centro dell'azione dello Stato l'umanità, perché qui crediamo tutti che siano dei furbi, ma non è così. Qui il problema, anche sulla corruzione, io ho parlato con molti esperti di anticorruzione americani che mi dicevano il problema dei corrotti non è aumentare le pene, non è quanti anni li fai stare in galera, il problema dei corrotti è che sono furbi e non li riesci a prendere. Dovete smetterla di fare leggi solo che innalzano le pene per i corrotti, dovete cominciare a introdurre strumenti che avete già nell'ordinamento, per cui magari non servono neanche chissà quali leggi. Uno di questi è l'agente provocatore, lo utilizzano negli Stati Uniti come in tanti altri paesi anglosassoni, si insedia il nuovo sindaco, si insedia il capo dell'ufficio tecnico del comune che molto spesso è più potente del sindaco in Italia. Bene, quel signore lì quando si insedia riceve una visita di un poliziotto in borghese che gli propone un affare losco, se quella persona si dimostra incline è arrestato e diventa un simbolo come deterrente per tutti gli altri che volevano accettare queste proposte sbagliate. Questo meccanismo esiste negli altri paesi ed è il miglior modo, e noi non è che non lo usiamo in Italia, lo usiamo per tanti altri reati, ma guarda caso per i reati di corruzione quando noi l'abbiamo proposto è sempre stato bloccato. E qui vengo al dunque, ancora una volta, alla libertà. Per fare quello che ci siamo appena detti, per cominciare ad aiutare
veramente i cittadini onesti in questo paese, per combattere la corruzione e l'economia sommersa. Ci serve un Parlamento che quando fa leggi per inasprire le misure e gli strumenti per combattere la corruzione non abbia paura di finire in galera. Perché il vero problema in questi anni è che quando si faceva una legge per cominciare a inserire norme più stringenti sui reati di corruzione o di evasione fiscale, oppure l'eliminazione degli enti inutili, c'era sempre qualcuno che diceva: vuoi vedere che adesso inaspriamo un po' troppo le norme e finisce che beccano anche me? O vuoi vedere che eliminando quell'ente inutile perdo il mio pacchetto di voti di gente che ho messo in quell'ente inutile, altrimenti quell'ente inutile neanche esisterebbe in questo momento? Noi abbiamo un meccanismo culturale che dobbiamo rompere, e per romperlo abbiamo bisogno di cambiare gli schemi, prima di tutto cambiando le persone che stanno lì dentro. Poi anche noi sbaglieremo, io non sono venuto a dirvi che siamo esseri superiori, però io credo di portare in questa piazza due valori: la credibilità prima di tutto, perché mentre io vi sto dicendo dobbiamo recuperare soldi dagli sprechi, dagli enti inutili e dalla lotta alla corruzione, sappiate che noi siamo una forza politica che, senza aspettare una legge, senza dirvi non riusciamo a fare la legge quindi non possiamo ottenere questo risultato, in Parlamento come in Consiglio regionale abbiamo tagliato i nostri stipendi, li abbiamo messi su un fondo. Solo noi parlamentari in 5 anni abbiamo tagliato dai nostri stipendi 20 milioni di euro, solo io ho rinunciato a 276 mila euro, e li abbiamo messi, aspettate, perché la cosa secondo me più importante non è che ci siamo tagliati questi stipendi, perché quello l'avevamo promesso in campagna elettorale e lo dovevamo fare, come vi avevamo promesso che avremmo rinunciato a 40 milioni di euro di rimborsi elettorali, e non li abbiamo presi perché voi nel 93 avete votato ad un referendum che toglieva il finanziamento pubblico ai partiti, loro gli hanno cambiato nome, rimborso elettorale, e hanno continuato a prenderli. Non è questo il punto, il punto è che con quei 21 milioni di euro abbiamo creato un fondo che si chiama Fondo per il Microcredito, con cui abbiamo dato un'opportunità a cittadini, giovani o meno giovani, che non avevano un lavoro, di aprire un esercizio commerciale, un'impresa agricola, una piccola industria, e oggi in Italia esistono 5.300 imprese create con i 21 milioni di euro dei nostri stipendi che danno lavoro a 10.000 italiani. Allora capite che io e questo gruppo abbiamo la credibilità per venirvi a dire: fateci entrare in questo comune, tagliamo quello che non serve e cominciamo a metterlo dove serve. Perché in questi anni io ho preso parte al movimento perché non ne potevo più di quelli che in TV dalla mattina alla sera mi dicevano: bisognerebbe ridurre i costi della politica, le auto blu, i vari stato vanno eliminati, i rimborsi elettorali vanno eliminati, servirebbe una legge, ma intanto che la legge non c'è, alla fine io prendo tutto. Questo è stato il loro atteggiamento. Non c'era un giornalista a chiedergli: scusi, ma la legge la deve fare lei, è lei il politico che da questa poltrona lancia le proposte. E noi abbiamo dimostrato che non servisse neanche una legge, bastava semplicemente una politica che voleva cambiare. Noi lo facciamo senza legge, ogni mese ci entra sul conto corrente tot, la metà di tot facciamo un bonifico e lo mettiamo su questo fondo. Con 5.300 imprese e 21 milioni di euro non abbiamo risolto i problemi delle imprese italiane o dell'economia italiana, ma vi stiamo comunicando un'idea di paese in cui, se ci darete l'opportunità di governare l'Italia, noi facciamo una legge che applica le nostre regole, auto blu, voli di Stato che non si utilizzano, stipendi dimezzati, vie doppi stipendi e eliminare gli enti inutili, che prende quei soldi, che non sono più 20 milioni di euro, perché se li applichiamo a 900 consiglieri regionali, 1000 parlamentari, 8000 sindaci, i dirigenti delle partecipate di Stato e i dirigenti pubblici sono miliardi di euro, e non li mettiamo in un fondo per il microcredito, li mettiamo in una banca pubblica per gli investimenti che dia prestiti a commercianti, imprese italiane e famiglie che hanno difficoltà, come esistono già in Francia, in Germania, in Spagna, banche pubbliche, addirittura con gli sportelli della banca dello Stato per le strade, dove voi vi potete recare e quando avete un problema, tu commerciante o tu giovane che vuoi farti una famiglia e non hai accesso al mutuo, vai in quella banca, e quella banca esiste non per fare business, ma con una mission sociale che è quella di aiutare gli italiani. Le banche private facciano le banche private, ma le banche pubbliche devono cominciare ad aiutare gli italiani, e noi la vogliamo istituire così, e non ve la stiamo venendo a dire faremo, diremo. L'abbiamo già fatto in piccolo, ma l'abbiamo già fatto dall'opposizione, adesso lo dobbiamo fare come governo di questo paese. Ci sarebbe tant'altro da dire, però in generale, vedete, questi sono tutti problemi. Sono problemi di cui si parla da anni. Le persone che magari sono qui hanno sentito parlare in queste piazze per anni di questi temi. Quindi non è più una questione di ricetta. Il problema è il medico.
Se il medico in questo momento è in malafede, prescriverà sempre una ricetta sbagliata. Allora dobbiamo cambiare prima il medico per curare questo paese, e poi le ricette sono a portata di mano. I nostri grandi problemi sono le grandi opportunità, e sul lavoro dobbiamo intenderci un attimo, perché è inutile che ci facciamo raccontare anche in questa campagna elettorale che qualcuno a livello comunale creerà ancora più posti di lavoro sempre nei soliti settori. Noi abbiamo commissionato negli ultimi 3 anni uno studio stupendo sul lavoro tra 7 e 8 anni. Abbiamo chiesto agli esperti di tutta Italia, e questo è molto importante per i vostri figli che si stanno iscrivendo all'università, per i vostri fratelli, per chi sta andando alla scuola superiore: quale sarà il lavoro nel 2025? Quali saranno i lavori che scompariranno e quali quelli che sopravviveranno nel 2025? Abbiamo utilizzato questa data, sembra lontano ma è vicinissima, ve lo assicuro, dal punto di vista sia politico sia dal punto di vista sociale. Allora, da questo studio vengono fuori alcune cose che sono inquietanti, altre che sono bellissime per l'Italia. Nel 2025 il 60% dei lavori che conoscete o si trasformerà o sparirà. Oggi noi abbiamo 1/3 di lavori operai in Italia, 1/3 di lavori impiegatizi e 1/3 di lavori creativi. Il creativo prima, quando avevi un figlio creativo in casa, era un problema. Oggi ti inventa Facebook, TripAdvisor, Booking.com, Tesla. Pensate che la Tesla, che è quella fabbrica di auto elettriche, la compagnia che fa auto elettriche negli Stati Uniti, quella di Elon Musk, la Tesla un mese fa ha battuto in borsa la Ford. Qual è il problema? Che la Ford ha centinaia di migliaia di dipendenti, la Tesla ha poco meno di 10.000 dipendenti. Che cosa sta succedendo? Che ci sono aziende ad alto valore che stanno nascendo, ma che hanno bisogno di pochi dipendenti. Quando abbiamo avuto altre rivoluzioni industriali in passato, è vero che la macchina sostituiva l'uomo, ma per fabbricare quella macchina serviva quasi lo stesso numero di uomini che aveva sostituito la macchina, e quindi il sistema stava in equilibrio nel lavoro. Oggi stanno nascendo le application, stanno nascendo i siti internet, stanno nascendo nuove tecnologie come la robotica che sostituiranno l'essere umano, ma siamo di fronte al sogno dell'essere umano: produrre senza aver bisogno della forza umana. L'abbiamo inseguito per decenni, per centinaia di anni, adesso ci siamo arrivati, però non si sa perché noi questa cosa, questa opportunità la vediamo come una minaccia. Si sa perché: perché pensiamo di perdere il lavoro, ma il lavoro si sta trasformando. Prima di tutto, secondo questo studio, un terzo diventeranno, il 20% in Italia saranno solo lavori operai nel 2025, il 30% lavori impiegatizi e il 50% lavori creativi. Che cosa c'è lì dentro? Ci sono le nostre più grandi risorse: turismo, beni culturali, informatica e nuove tecnologie, insegnamento. Lì dentro c'è tutto quello che in questi anni è stato distrutto dallo Stato, ma che ha resistito, è sopravvissuto malgrado la politica. Negli altri paesi questi settori si stanno espandendo grazie alla politica. Qui questi settori sopravvivono nonostante abbiamo una classe politica che li ha sempre utilizzati come bancomat. La sanità, all'insegnamento, alle nuove tecnologie, ai beni culturali, al turismo, sono sempre stati il bancomat della politica per fare affari, mai un'opportunità per questo paese. Ribaltiamo lo schema, seguiamo questo studio. Questo studio ci dice che nel 2025 la Cina sarà la più grande fabbrica del mondo, l'India è il più grande studio del mondo, ma l'Italia potrà essere la prima nazione in Europa per attrazione di investimenti, perché mentre gli altri paesi europei hanno investito in questi anni in industria pesante e in manifatturiero, noi abbiamo il Made in Italy, abbiamo i beni culturali, abbiamo il turismo, abbiamo il design e abbiamo anche le nuove tecnologie, perché le nostre università stanno brevettando delle invenzioni incredibili, solo che non se ne parla mai, perché ogni volta che le nostre università inventano qualcosa di interessante, mettono in discussione vecchie lobby di questo paese che poi rischiano di morire sempre, perché guardate che il ricatto occupazionale del o resta aperta la Tirreno Power oppure non avrete lavoro è un dibattito da anni 70, non da 2017. Abbiamo tutte le tecnologie per produrre in questo paese energia e dare più posti di lavoro agli italiani. Il vero problema è che finché queste centrali saranno legate a quelli che pagano le campagne elettorali, al Partito Democratico, al centrodestra, nessuno avrà mai il coraggio di fare una scelta di campo. Io ho visto i calcoli, i conti in questo paese, li abbiamo visti con indagini conoscitive.
1 miliardo di euro delle vostre tasse investito in carbon fossili da 500 posti di lavoro. Lo stesso 1 miliardo di euro delle vostre tasse investito in energie rinnovabili e ristrutturazioni edilizie energetiche delle nostre case da 17.000 posti di lavoro. Non è più una questione di ideologia, dei verdi, del green. Qui stiamo parlando di matematica. E chi non rispetta un conto matematico e non lo segue non è un incompetente. Smettetela di chiamarli incompetenti. Gli state fornendo un alibi. Questi non sono incompetenti, sono in malafede. Ogni anno noi abbiamo 13 miliardi di euro che stanziamo sui carbon fossili e poi invece le energie rinnovabili il governo cambia continuamente i conti per riuscire a non far fare investimenti. Sono venuti investitori dall'estero in questi anni a investire sui nostri parchi delle energie rinnovabili, sia eolico che fotovoltaico che geotermico, ma ogni anno venivano cambiate le leggi e gli investitori hanno bisogno di investimenti a medio e lungo termine per rientrare con l'investimento. E se gli cambi le leggi ogni anno, tu stai sabotando un piano di investimenti, ma non l'hanno fatto per incompetenze, perché quei 13 miliardi che vanno verso i carbon fossili hanno finanziato le aziende di Callo De Benedetti, degli amici di Berlusconi, che erano tutti d'accordo a continuare a tenere i soldi lì e ad avvelenare noi, perché ricordiamoci sempre che cosa hanno fatto questi impianti. E intanto con la banca pubblica degli investimenti, la KfW tedesca, la Germania compiva il più grande investimento in green economy con la Green Revolution, che ha portato la Germania, che ha un'esposizione da rinnovabili più bassa della nostra, noi che abbiamo quasi il 90% di sottosuolo geotermico, a batterci nella produzione delle rinnovabili. Eppure abbiamo anche gli strumenti, noi abbiamo l'Enel, che dovrebbe essere una nostra azienda, un nostro strumento per compiere la rivoluzione energetica e rilanciare i posti di lavoro, eppure non si fa. Vedete, c'è tanto da dire, una sola cosa però ce la dobbiamo promettere qui. In tanti abbiamo votato le altre forze politiche in questi anni, io pure l'ho fatto in passato, può capitare. Possiamo anche averli votati sempre e sentirci al sicuro, quella magari è la nostra zona di comfort, no? Diciamo, votiamo loro perché io so chi sono, anche se sono magari dei nullafacenti o dei mascalzoni, questi qua non li conosco. Questa volta proviamo a cambiare lo schema. Noi l'abbiamo chiesto a tanti cittadini italiani in questi anni e lo abbiamo chiesto a tante elezioni comunali e elezioni regionali. Ci sono stati degli errori, però in generale nei comuni, nelle regioni dove siamo entrati, o non si ruba più se li governiamo o si ruba di meno perché li teniamo d'occhio. Ora diamoci un'occasione per poter realizzare un programma tutti quanti insieme. Noi vi promettiamo che vi ascolteremo il giorno dopo le elezioni, anche andremo a prenderci quelli che non ci hanno votato, li porteremo con la democrazia diretta al centro delle scelte pubbliche e coinvolgeremo un'intera comunità in modo che nessuno debba restare indietro. Facciamo questo accordo questa volta alla luce del sole, niente sotto tavolo e niente di scambio, e proviamo a cambiare un comune come questo, perché i piccoli comuni come questo possono essere un grande esperimento di cambiamento, sia dal punto di vista delle politiche turistiche, di bilancio, delle politiche di assistenza sociale e delle politiche legate proprio alla democrazia diretta e alla partecipazione. Sono i comuni come questi che possono essere il volano dei grandi cambiamenti del paese. Prendiamocela questa occasione, sono passati tanti anni governati dagli altri, proviamo questa volta a cambiare schema e eleggere persone libere e indipendenti, e vediamo cosa succede. Tanto in ogni caso sapete dove venirci a prendere dopo. Siamo sempre in piazza con i nostri gazebo, lo saremo anche dopo, e in ogni caso credo che debba essere premiato, anche riconosciuto più che altro, ad un gruppo come questo che al di là delle elezioni li avete sempre visti in giro ad occuparsi della loro città, al di là dei voti, al di là delle campagne elettorali. Solo che in questo paese c'è una campagna elettorale ogni 6 mesi e per queste ragioni poi alla fine sembra che stiamo sempre a chiedere voti. Io spero adesso queste comunali vadano bene, quelle dell'11 giugno, poi ci saranno le elezioni regionali in Sicilia il 5 novembre, quella potrebbe essere la prima regione 5 Stelle d'Italia, io ho buone speranze su questo, e poi a febbraio o a marzo, vedremo, insomma, però per Costituzione nel 2018 si deve andare a votare, quindi non possono trovare scuse, andiamo a votare alle elezioni politiche e proviamo a vincere, a governare questo paese e a fare le leggi
che abbiamo detto, ma anche a eliminare un po' di leggi, perché quando parliamo di burocrazia parliamo di 25.000 leggi di rango primario esistenti e il Parlamento che ne aggiunge una nuova ogni 2 giorni e mezzo, congestionando un sistema, un ordinamento per il quale quando noi abbiamo un problema oggi non sappiamo più quale sia il problema, quale sia la legge che risolve quel problema e l'ente a cui rivolgersi. È sempre un continuo rimpallarsi di responsabilità. Vale per i giovani che si iscrivono per esempio all'università e che hanno problemi con tutti gli enti universitari, vale per i meno giovani che magari sono in pensione e hanno seri problemi solo a capire le riforme pensionistiche di questi anni, che l'unico prodotto ottenuto è stato o non mandare in pensione le persone o continuare ad utilizzare anche i pensionati come dei bancomat. Io lo voglio dire a tutti quelli sia che stanno in pensione o che dovevano andare in pensione e sono vittime della legge Fornero: chi vi ha fatto le leggi che non vi ha indicizzato le pensioni, per esempio, nonostante ci sia una sentenza della Corte Costituzionale che vi avrebbe dovuto riconoscere i soldi che dovevate avere dall'adeguamento all'inflazione? Io lo voglio dire a tutte queste persone: mancano 120 giorni al 15 settembre del 2017, quando i parlamentari della Repubblica, dopo solo 4 anni e 6 mesi su quella poltrona, potranno ottenere la pensione a 65 anni. Se sono stati eletti 2 volte, l'avranno a 60 anni. La nostra battaglia, e questa è una promessa perché la faremo con tutte le nostre forze, è legata ad un obiettivo. Quelli che vi hanno fatto la legge Fornero dovranno essere anche loro vittime della legge Fornero. Non possiamo mandarli in pensione a 4 anni e 6 mesi. E ci batteremo per farla saltare questa cosa. Perché forse, applicando anche a loro la legge Fornero, vorranno eliminarla, perché capiranno che cosa significa sapere che un mese dopo devi andare in pensione e arriva una legge che ti dice: guarda, abbiamo scherzato, mancano altri 3 anni, e magari l'azienda ti licenzia e lo Stato ti dice: nei prossimi 3-4 anni trovati un lavoro, a 60 anni, a 55 anni. Questo è stato l'atteggiamento dello Stato. Creiamo uno Stato amico, creiamo uno Stato libero, noi ci crediamo e ci proveremo sempre. Grazie. Sì. Senta, no.